Eccomi ragazzi e ragazze, il mio nome è Gabri Costa. Vi devo dire una cosa, in questo 20° livello di Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, il secondo gioco della trilogia Insane Trilogy, sapete che si deve fare? Noi dobbiamo vincere la 20ª reliquia e ricordatevi che in questo livello abbiamo già recuperato il cristallo, la gemma bianca e la gemma viola. Il problema è che non si riesce a vincere la gemma perché ci sono troppe api. Nel 17° livello ce n'era una, e invece qui ce ne sono molte. Vi conviene andare sottoterra per non farvi pungere. Più che altro state attenti agli assistenti di laboratorio perché sono dei boscaioli. Non sono mai visti degli androidi vestiti da boscaioli. Per andare più veloci usate le scarpe veloci tenendo premuto R2, ma potete anche scivolare premendo cerchio. Meno male che c'è la maschera Aku Aku e ci protegge. E poi ci sono anche le frecce turbo. Bisogna usarle con cautela. Ora vediamo se si raggiunge il traguardo in più in fretta possibile. Ma perché ci tocca sempre fare la nostra corsa contro il tempo? Io non lo so. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto la 20ª reliquia di Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, il secondo gioco della trilogia Insane Trilogy. Questa 20ª reliquia l'abbiamo vinta, di colore zaffiro. Se il video vi è piaciuto potete condividerlo e subito fatelo vedere ai piccoli, ai bambini, visto che lo piacciono, visto che gli piace tanto. Vabbè, fate tutte queste cose. Ricordatevi che Crash Bandicoot è per i bambini e per gli adulti.